Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Ah, oggi siamo stati insieme un'oretta, eravate in tantissimi e di questo, come sempre, vi ringrazio. Beh, abbiamo fatto delle dediche, Depeche ha voluto dedicare un brano proprio dei Depeche Mode al cantante Dave Grohl che festeggiava oggi il compleanno. E poi, come sempre, abbiamo dato uno sguardo a quelli che sono stati i vinili. E allora, a proposito di vinili, beh, oggi volevo parlare di colori, di tutto quello che aveva a che fare, anche visto che da me, insomma, fa un po' brutto, piove, allora volevo un po' risollevarmi coi colori. E così ho trovato l'album degli Stadio dove abbiamo passato all'interno di questo lavoro, che tra l'altro vede canzoni scritte da Vasco Rossi piuttosto che Luca Carboni e di altri, il brano Generazione di Fenomeni, che a me piace tantissimo. E poi invece avevo trovato quest'album molto colorato, tra l'altro un disegno anche molto da bambino, e mi aveva colpito questa sedia che un po' fa sì che, insomma, uno si sieda, ci si sieda e ci si fermi un attimino a contemplare quello che abbiamo attorno, no? Perché non è vero che tutto è perduto e che solo gli altri hanno sempre qualcosa di meglio, no? Quindi fermiamoci un attimo, guardiamo. E da questo brano ho estratto E non dire, che era uno dei due singoli estratto proprio dall'album di Nino Buonocore, La naturale incertezza del vivere. Tra l'altro mi sono collegata anche a un libro che sto leggendo proprio in questi giorni, perché mi è stato regalato dalle mie ragazze per la festa della mamma, ed è un libro di Massimiliano Ostini, che con il suo motto Calipè dice passo lento e adagio, quindi andiamo sempre lentamente, guardiamo tutto quello che abbiamo attorno, respiriamo, quindi inspiriamo ed espiriamo tranquillamente senza fare tutto di corsa, ma prendendoci il nostro tempo. E noi, come sempre, ce lo prendiamo il nostro tempo, qui al martedì mattina, secondo me sì, e ce lo prendiamo appunto anche con la musica e con diciamo tutto quello che abbiamo da raccontarci. Tra l'altro questa mattina è uscita anche una cosa carina, perché abbiamo parlato anche di calze, di autoreggenti, ma soprattutto di come cambia anche un po' la visuale e l'idea anche a seconda dell'età o insomma di cosa uno pensa, nel senso che è uscito fuori il fatto che si vedesse un po' di autoreggente e Eugenio ha detto: ah sì, va bene, ma anche mia nonna alla fine, no, faceva vedere le autoreggenti. E io ho detto: sì, però la nonna mi fa tenerezza perché aveva queste calze molto molli, no, che quasi scendevano, magari ci metteva anche i fazzoletti all'interno, alle volte metteva i fazzoletti anche nel seno. Invece adesso, insomma, l'autoreggente viene vista come un abbigliamento, così un accessorio un pochettino più sexy, no? Se vogliamo, e che però molte volte, insomma, non è che uno lo faccia apposta o che sia per forza debba scatenare la libido degli uomini. E poi, insomma, quello che si diceva anche che oggigiorno, insomma, ci sono molte scelte di calze, dai collana alle autoreggenti alle parigine, e alcune di queste sembrano diventate quasi di lusso, no? Anche per il costo che hanno, e quindi insomma uno si fa sempre un po' due conti per capire insomma se acquistarle e se magari indossarle o indossarle con calma. Ecco, e da lì è partita tutta una discussione sul fatto dei denari e quindi del filato pregiato o meno, come si, diciamo così, si pagava la calza in base alla stoffa, alla seta che veniva utilizzata, insomma c'era tutta una proporzione. E lì vi siete sbizzarriti tantissimo, tant'è che ho detto: caspita, quante cose sapete, ne sapete più di me che le indosso. Va bene, allora, detto questo, è stata una bella mattinata, per cui vi ringrazio come sempre, e come sempre non mi resta che darvi appuntamento a martedì prossimo, qui sempre alle ore 9, oppure venirmi a trovare sul canale Simona Non Solo Radio, canale Patreon, dove abbiamo tanto da raccontarci. Grazie, sono contenta che in alcune parti d'Italia oggi facesse bellissimo, qualcuno di voi andasse al mare oppure a veleggiare. Fortunati voi, però mi avete anche dato degli spunti per poter, diciamo così, fare le prossime vacanze. Un bacio, a presto. Ciao!